Era inverno e io, come ogni sera, restavo solo a casa attendendo il ritorno dei miei da lavoro. Per non far pesare molto l'attesa, guardavo i cartoni animati in TV. Una sera la mia routine fu stravolta perché la TV improvvisamente si spense e mentre tentai di riaccenderla sentii un rumore provenire dall'ingresso e, girandomi verso quella direzione, vidi mia nonna materna, morta circa un anno prima dalla mia nascita. Indossava un semplice abitino anni 70, variopinto. Sembrava giovane e bella. Istintivamente corsi da lei e la abbracciai. Era mia nonna, venuta dall'aldilà per farmi visita. Le lacrime cominciarono a scorrermi lungo il viso dalla felicità. Poco dopo mi prese il viso tra le mani e mi disse: «Amore mio, sono qui. Sarò sempre qui». E poi scomparve. Quando tornarono i miei genitori, raccontai l'accaduto e mia madre mi mostrò una foto. In quell'immagine vidi mia nonna, con le esatte sembianze in cui mi apparve qualche ora prima. Mia mamma mi raccontò che le donne della nostra famiglia hanno spesso apparizioni di questo genere da parte di un familiare deceduto. Il nostro potere si basa sulla percezione di qualcuno che non è più in vita nell'ambiente in cui ci troviamo. È incredibile, lo so, ma è tutto vero. . 25 dicembre 1994. I miei genitori si recarono in ospedale. Mio nonno era ricoverato per una grave malattia al fegato e nel fargli visita gli annunciarono la gravidanza di mia madre. Presto sarei venuta al mondo, la sua prima nipotina dopo ben 3 nipotini maschi. Gli occhi di mio nonno si illuminarono di gioia e, accarezzando la pancia di mia madre, disse: «Chissà che bella creatura nascerà, non vedo l'ora di vederla». Quella stessa notte il suo cuore cessò di battere e i suoi occhi si chiusero per sempre. Mesi più tardi arrivò il giorno della mia nascita e i miei genitori notarono subito alcuni dei suoi tratti somatici in me. Sicuramente il legame con lui è iniziato dal giorno in cui seppe della mia esistenza, ma la sua presenza fu reale il giorno del mio battesimo. Durante la messa uno dei miei zii fece alcune riprese video e per un istante apparve una figura di un signore anziano vicino ad una delle colonne marmoree della chiesa. Sguardo assente, mani congiunte e isolato da tutti gli altri parenti. Quest'uomo aveva capelli brizzolati, lineamenti e stessa postura di mio nonno. Ma la cosa più inspiegabile è che indossava lo stesso abito con cui fu sepolto. In tempi remoti, in una zona della Sardegna ricca di vegetazione, mio nonno, un guardiacaccia, era solito fare ronde durante la notte. La suddetta zona era piuttosto temuta dalla popolazione locale a causa di presenze sovrannaturali come strane ombre, voci e grida strazianti. Una notte, mentre faceva il suo giro con la sola presenza della luna, egli sentì tra i cespugli il pianto di un neonato. Iniziò a seguire questo vagito, ma ogni volta che ispezionava un cespuglio, convinto di avere trovato il bimbo, quel pianto si spostava più avanti. Controllava il cespuglio successivo e il pianto non si poteva identificare in un punto ben preciso. Alla fine, stanco, stremato dalla ricerca senza successo, si fermò davanti all'arbusto più fitto, ma osservando più attentamente, vide le onde del mare abbattersi sugli scogli. In quel momento il pianto del bambino cessò, ma il guardiacaccia rimase sgomentato. Non c'era mai stato il mare in quei luoghi.
Tempo dopo, mio nonno mi raccontò che fecero un rito, 7 messe in 7 chiese diverse, e questi fenomeni cessarono di esistere. Mio nonno era un cacciatore. Un giorno andò a caccia con i suoi amici. Si addentrarono in un bosco sconosciuto per cercare di trovare qualche cinghiale selvatico o qualche coppia di fagiani. Non avendo avuto molto successo, sul sentiero del ritorno notarono un'ombra gigantesca che cresceva in dimensione. Si avvicinava a loro passando fra gli alberi, fino ad apparire come una strana creatura deforme, non molto visibile a causa della crescente oscurità. Il loro terrore si materializzò quando esso iniziò ad ululare. Atterriti, gli uomini non sapevano cosa fare, perché aveva sembianze feline, ma troppo grande per essere un lupo. Uno degli uomini pensò istintivamente che potesse essere un lupo mannaro, mitica figura leggendaria di cui si sentiva spesso parlare nelle storie tramandate dagli anziani. Notarono, poco distante, carcasse di cervi mutilati e ancora sanguinanti. Forse si trattava dell'ultimo pasto della creatura. All'improvviso la luna lo illuminò in pieno. Un mastodontico licantropo era sulla collina che osservava il paesaggio con occhi iniettati di sangue. Appena esso posò lo sguardo su di loro, gli uomini fuggirono. Riuscirono a mettersi in salvo, ma quella terribile figura fu per sempre la protagonista indiscussa dei loro peggiori incubi.